Ah, eccoci qua. Buongiorno. Oggi un video un po' diverso dagli altri. Una breve riflessione. Quanto vale la tua candidatura? Nel senso, quando ti candidi per una posizione aperta, magari su un sito online, oppure porti il tuo curriculum e la tua lettera di presentazione direttamente in azienda, quanto fai valere la persona che c'è dietro? Cioè, te stesso, te stessa. Perché parliamo di obiettivi. Parliamo dei tuoi valori, parliamo anche dei tuoi interessi, ma soprattutto parliamo di quello che ti differenzia rispetto agli altri. Quanto vale questa persona? Quanto vale quel tuo curriculum e quella tua candidatura? Insomma, quando ci candidiamo attraverso il nostro curriculum, attraverso la nostra lettera di presentazione e tutto quello che ne consegue successivamente, riusciamo davvero a trasmettere agli altri, ai recruiters, ai selezionatori o a chi che sia, che possiamo davvero fare la differenza nel loro contesto di lavoro, nel loro ambiente, per quello che la mansione richiede? Qual è il punto di distacco rispetto ai nostri, fra virgolette, concorrenti? Come ci differenziamo? Questa è la vera domanda. Quindi riusciamo davvero all'interno del nostro curriculum a farci riconoscere per quello che siamo? Ecco, molto spesso può capitare invece che, dato che non abbiamo imparato davvero a proporci, ma soprattutto a venderci nel modo più adeguato, allora può succedere che questi aspetti rimangano un po' preclusi all'interno di quello che proponiamo ai recruiters, che sia curriculum, lettera di presentazione, che sia una candidatura attraverso anche un sentito dire. Il networking, dicevo, che è importante proprio per creare una rete di contatti che possano anche far valere la persona che sei. Perché per sentito dire o per conoscenza diretta, sai, questa persona ha un valore aggiunto. E allora lì si instaura un rapporto diverso con la ricerca del lavoro, nei nostri confronti e da parte nostra. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a sottolineare, quando ci candidiamo per una certa posizione, anche e soprattutto questi aspetti. E banalmente, ecco, non dimentichiamoci anche che dobbiamo venderci, come se fossimo dei veri e propri prodotti da mettere sul mercato. Un mercato che ha un'altissima concorrenza e che ha una ristretta nicchia di clienti. E quei clienti dobbiamo riuscire in un certo qual modo ad accaparrarceli. Ma dato che c'è una varietà infinita di prodotti, appunto di candidature, di candidati, di persone dietro quei curricula, come facciamo a capire chi è che vale davvero? Come fai a distinguere il prodotto ideale per te, per la tua situazione? Assolutamente facendoti valere e riuscendo a distinguerti rispetto agli altri, ma non senza neanche facendo cose esagerate, ma semplicemente essendo se stessi, però un se stessi che bisogna anche saper riconoscere. Quindi il punto principale è questo: conosci i tuoi valori, conosci i tuoi obiettivi, la tua esperienza, i tuoi interessi, conosci chi sei, conosci quanto vali, e questo riesci a trasmetterlo poi quando ti candidi per una posizione lavorativa. Tutto qua. Una breve riflessione del mattino. Dal vostro Andrea è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!